Il progetto nasce da una consapevolezza che in questo momento con il personale abbiamo delle difficoltà che voi sapete, tutti noi sappiamo benissimo, che è la carenza del numero di personale. Questa carenza del numero di personale a cosa si accoppia? Naturalmente a una insoddisfazione sul lavoro e a difficoltà a conciliare quella che è la vita privata con la vita lavorativa. E quindi con la direzione strategica e con i dirigenti abbiamo già pensato a quella che è la progressione della carriera, cioè finalmente siamo riusciti a mettere in atto quello che è la possibilità della pesatura delle funzioni per poter fare in modo che chi viene nella nostra azienda a lavorare possa avere una prospettiva di carriera, che è uno degli elementi importanti. Quindi la prima iniziativa che è stata fatta, e secondo me è un bell'indice di civiltà, è quella di prevedere all'interno della nostra struttura ospedaliera di Agrigento un asilo nido. Ovviamente questo è il progetto pilota che noi contiamo di concludere nei tempi tecnici veloci, perché la dottoressa Schinelli l'ha sposato con tantissimo entusiasmo. La direzione strategica ha dato l'idea, che è un'idea appunto strategica, nell'arco di pochi giorni la dottoressa Schinelli ha sviluppato tutto, l'ha portata alla nostra firma, penso che da questa domenica potrà essere pubblicato, quindi seguiremo e seguirà i tempi tecnici perché siano proprio quelli stretti necessari. C'è una petizione in atto, i cittadini chiedono un pronto soccorso vero. Questo significa che quello che c'è è falso. Purtroppo anche questo è vero. Il pronto soccorso è veramente in condizioni difficili, secondo me, per due ordini di motivi. L'uno, nel quale non ci possiamo fare niente, perché come direzione abbiamo fatto tutto quello che è possibile, cioè tutto quello che è possibile per arruolare nuovo personale. Qualche spiraglio lo stiamo avendo con la nuova norma sulla possibilità di reclutare medici in pensioni. Però è difficile che trovi medici in pensione che vogliono andare al pronto soccorso, perché ovviamente il pronto soccorso è un posto tosto. O sei innamorato di quello che fai, io ne conosco tanti infermieri e medici che lo fanno con passione e abnegazione, oppure è chiaro che uno mi sta facendo domanda per l'ICATA per andare al pronto soccorso, quindi non so se gli faremo una statua o altro, ma è un caso singolo. Il pronto soccorso non è un ente staccato, perché se no andiamo a martirizzare quei poveracci che lavorano in prima linea e quindi voi, come chi raccoglie le firme, vedo che nei confronti dei medici e del personale ovviamente è un atteggiamento di comprensione. Però d'altro canto, se lo lasciamo solo a loro questa incombenza, soccomberemo tutti. Se invece i dirigenti, i direttori prendono coscienza che un po' ciascuno, non, diciamo che attenua, attutisce un po' il peso che ognuno di loro può mettere a disposizione e quindi che deve spendere in pronto soccorso, questa è la soluzione. Noi fino adesso siamo andati avanti a colpi di ordine di servizio e capite bene che questa è la cosa peggiore che si può fare. Però il concetto fondamentale è che il pronto soccorso non è del direttore del pronto soccorso, il pronto soccorso è dell'ospedale come è di tutta la provincia. Allora, noi siamo convinti di aver fatto tutto quello che è possibile, però adesso grazie all'interessamento del professor Schumel, del dottore Caramanne e degli altri direttori che mi auguro saranno vicini a loro in questa disponibilità, penso che una soluzione l'abbiamo. Già abbiamo aumentato oltre il limite massimo il numero degli infermieri degli OS e degli ausiliari. Se guardate la dotazione organica sono almeno una ventina in più di quelli. Ce l'abbiamo e li destiniamo in prima battuta verso di loro. Però c'è un problema strutturale, dobbiamo fare lavori, i lavori sono in capo alla struttura commissariale, quindi non dipendono da noi. Io mi ricordo e ricordo ai miei amici che se non avessimo fatto noi i lavori come azienda dell'ospedale di Ribera, noi l'ospedale Covid, durante il Covid non l'avremmo avuto, di questo ne sono certo. Abbiamo fatto con la direzione un colpo di mano, nel senso positivo come si poteva fare, abbiamo accelerato al massimo per poter fare noi la gara e fare noi i lavori e l'ospedale ce l'abbiamo fatta a farlo. Questo è struttura commissariale, quindi diciamo che è un calderone un po' più grande dove è più complicato.